Ci occupiamo ora di una vicenda delicata, la scomparsa di una ragazza di 16 anni di cui non si hanno più notizie da 4 giorni, da domenica scorsa. La ragazza si trovava ospite di una casa famiglia di Silvi e della vicenda ne parliamo con Luca Pompei. Che saluto subito. Buon pomeriggio Luca, in collegamento social. Tra l'altro Luca Pompei proprio questa mattina insieme all'avvocato della famiglia ha tenuto una diretta a Facebook. Allora Luca, insomma, le ricerche continuano e quali sono gli ultimi sviluppi? Sì, intanto un saluto a te Paolo, un saluto a tutti gli amici e telespettatori. Nella giornata di ieri ci eravamo anche occupati di un'altra scomparsa, una ragazza di 27 anni di Montesilvano, fortunatamente ritrovata dopo poche ore. Però la vicenda di Alexandra, ve la faccio subito vedere, c'è tra l'altro anche l'articolo sul nostro sito www.rete8.it. La vicenda di Alexandra è una vicenda particolare e delicata. Eccola qua, Alexandra, 16 anni, di origini colombiane, era in una casa famiglia a Silvi domenica intorno all'ora di pranzo e scomparsa. L'hanno chiamata per andare appunto a pranzo, ma non era più nella sua camera. C'è stato questa mattina in diretta social su Facebook, tra l'altro con moltissime condivisioni e moltissimi commenti. C'è stato l'appello disperato Buongiorno a tutti. dell'avvocato Anna Maria Bigiogiaro, che si occupa già da tempo di questa vicenda. Una vicenda delicata. Anche in passato Alexandra ha provato a scappare, però ecco, noi non vogliamo entrare tanto nel dettaglio di tutte le vicende collaterali a questa scomparsa. Il nostro obiettivo è ritrovare al più presto Alexandra. Il suo avvocato si è rivolto a noi di Rete8 e tra l'altro, tra le altre segnalazioni, ci sono anche segnalazioni da Napoli perché tramite i suoi familiari la ragazza potrebbe aver raggiunto la zona di Napoli o Torre del Greco. Questo è lo volto di Alexandra. Noi abbiamo lanciato un appello sui social, ci hanno risposto un po' da tutta Italia. Stanno cominciando ad arrivare anche diverse segnalazioni sull'articolo del sito di Rete8. Ci sono anche alcuni riferimenti per i contatti con l'avvocato di Alexandra. In ogni caso potete contattarci privatamente, noi in caso di segnalazioni poi gireremo il tutto al suo avvocato. È importante ritrovare Alexandra, che al momento della scomparsa, Paolo, indossava un top fucsia, dei pantaloncini jeans e delle scarpe da tennis bianche. Non ha con sé né i documenti e né il telefonino. Però per chiunque avesse in qualche modo avuto un anche fugace contatto con questa ragazza, può chiamare assolutamente i carabinieri e anche noi, che poi gireremo la segnalazione al suo legale. Questo è quanto, Paolo. Se non hai domande o comunque delucidazioni, ti restituirei la linea.